Con questo video vogliamo mostrare come creare una cartella di rete al suo server gshosting.jupyter.it in maniera da pubblicare in maniera estremamente semplice dei progetti QGIS su web attraverso l'apposito servizio. Su Windows è sufficiente aprire il menu Esplora risorse, andare su Computer e cliccare su Connetti unità di rete. Sarà necessario aggiungere due slash iniziali, l'indirizzo del server, quindi gshosting.jupyter.it, e il nome della propria cartella di rete corrispondente al proprio nome utente, nel nostro caso Jupyter. Sarà possibile decidere se riconnettere all'avvio questa cartella, ovviamente sarà necessario dire di connettersi con delle credenziali diverse, che saranno le credenziali utente fornite dal gestore del servizio. A questo punto, su fine, mi verranno chieste le credenziali utente, nel nostro caso appunto il nome utente e la password. È possibile memorizzare le credenziali qualora il computer sia un computer sicuro e quindi si decida di voler aprire ogni volta la cartella di rete e salvarla, senza dover reinserire. A questo punto la cartella è stata creata ed è quindi possibile caricare direttamente all'interno di questa cartella i progetti QGIS da pubblicare.